Meghan Markle e il principe Harry stanno ripensando il loro accordo con Spotify dopo che Barack e Michelle Obama hanno abbandonato il gigante dello streaming, ha affermato un esperto reale. Meghan Markle e il principe Harry hanno firmato un lucroso accordo con il gigante dello streaming per ospitare e produrre podcast, del valore stimato di circa 25 milioni di dollari USA, 18 milioni di sterline, alla fine del 2020. Ma il duca e la duchessa del Sussex stanno ripensando all'accordo, l'esperto reale Neil Sean ha affermato a causa di Michelle e Barack Obama. Punto. L'ex presidente degli Stati Uniti e la First Lady hanno trasferito il loro podcast alla società di proprietà di Amazon Audible da Spotify, parlando sul suo canale YouTube, Sean ha affermato, Harry e Meghan stanno ripensando a dove stanno andando con i loro podcast individuali e la loro programmazione. Sappiamo che erano un po' sconvolti dall'associazione Spotify con il podcaster comico Joe Rogan. Ma potrebbe essere l'immagine e stanno cercando un accordo nuovo di zecca. Sarà difficile lasciare Spotify in questo momento perché in realtà non hanno consegnato nulla. Ma andando avanti ci sono sempre gli affari più grandi sul tavolo e per Harry e Meghan, guardano a Michelle e Barack Obama come modello per loro. Il tipo di persone che vorrebbero seguire le orme. Lo vedono come un marchio di grande successo che è ammirato in tutto il mondo. Ha aggiunto, questa potrebbe essere la strada che Harry e Meghan vogliono percorrere. Li guardano davvero per trovare ispirazione e idee. Archevel, l'organizzazione benefica di Meghan e Harry, ha affermato di aver espresso preoccupazione a Spotify in merito alla questione sin dall'inizio dell'organizzazione di beneficenza e di continuare a farlo per garantire che vengano apportate modifiche alla sua piattaforma per aiutare ad affrontare questa crisi di salute pubblica. Un certo numero di artisti ha abbandonato la piattaforma a causa di contenuti controversi come il podcast The Joe Rogan Experience, noto per trasmettere opinioni scettiche sui vaccini.